il sindaco di Barile Antonio Murano, che ha fortemente voluto, presentando un progetto alla fondazione, omaggiare la nostra cittadina, la nostra comunità, immergendo un po' il tessuto sociale, il tessuto scolastico, ma l'intera comunità in quelle che sono le nostre radici e le nostre tradizioni. Poi ci illustrerà lui quelli che sono stati gli impegni di questa lunga giornata da capitale europea della cultura per un giorno, un progetto straordinario che ha voluto disseminare questo patrimonio di Matera 2019 su tutto il territorio regionale. Ringraziamo Giuseppe Lepore, abbiamo appena ammirato le sue opere fotografiche con la mostra Anima Lucana, e ringraziamo Arsenio D'Amato e Antonio Candela. Arsenio D'Amato è l'autore di questo libro, Lucania, questo viaggio nella Basilicata, e Antonio Candela è l'editore, il CEO della casa editrice Universo Sud. Abbiamo voluto, insieme all'amministrazione comunale, porgo il saluto della Prologo di Barile, il presidente della Prologo di Barile, quest'anno, tra virgolette, l'abbiamo spinto, stimolato insieme al sindaco a prendere i panni di una delle sue tante passioni, che è quella di cucinare. Quindi ci delizierà insieme all'associazione Cuochi del Vulture Melfese con il piatto tipico Arbresh per celebrare il giorno di Barile, capitale della cultura europea, con il nostro piatto tipico Arbresh, e dare il via anche alle iniziative che proseguiranno domani, sabato e domenica, con la 25ª edizione del Festival dell'Aglianico del Vulture, dei prodotti tipici e del Tomaz Natur. Passo subito la parola al padrone di casa, al sindaco Antonio Murano, che ringraziamo a nome dell'intera Prologo per il supporto, per la collaborazione, per il lavoro straordinario che insieme associazioni e amministrazione comunale abbiamo realizzato per celebrare degnamente questa giornata. Grazie, sindaco. Grazie a te Rocco, grazie alla Prologo perché chiaramente è sempre un lavoro di squadra che si fa quando si fanno queste cose. Con la Prologo c'è un rapporto antico, quindi riusciamo assieme a voi, assieme anche a tutte le associazioni che abbiamo sul territorio, a fare quel lavoro che poi ci porta a risultati come quelli di questa mattina. Questa mattina Salvatore, abbiamo, saluto Salvatore ovviamente, presidente della Fondazione Matera 2019 e gli amici del tavolo della presidenza. Stare un po' anche più sul nostro territorio, se ci fai qualche foto nel Vulture, perché manca lo scorcio del Vulture. Perché ci sono anche tante belle cose da fotografare qui da noi. Questa mattina abbiamo inaugurato quella sede che tu hai visto, Salvatore, dedicata a Pierpaolo Pasolini. Era nel 2019 quando tu eri anche sindaco a Matera, e insieme condividemmo la scelta di dare a Pasolini la cittadinanza onoraria post mortem, se ricordi. In virtù di quella cosa, in virtù anche delle cose che Pasolini ha lasciato nella Basilicata, a Matera e a Barile, abbiamo voluto intitolare quell'auditorium questa mattina proprio a Pierpaolo Pasolini, perché qui girò appunto quelle scene del film Oltre la Vangelo, piazzetta, del Vangelo secondo me, oltre alla piazzetta che venne intitolata. Però diciamo un auditorium è un momento un attimino più di letteratura elevata, vuoi anche perché in quell'auditorio, questa mattina c'è tutto il mondo scolastico che ha partecipato, si sono esibiti con quella che poi è la nostra tradizione, la tradizione Arbresh, e quindi una cultura che dobbiamo portare oltre lo steccato, come suol dirsi. Quindi questa mattina abbiamo messo in evidenza non solamente una storia che guarda
agli anni pasoliniani, ma anche e soprattutto una storia che guarda a quella che è l'origine del nostro paese, cioè un paese Arbres, un paese dove, a parte la cultura della lingua, conserva un patrimonio antico con oltre 400 anni di storia, qual è quella appunto della Via Crucis, quindi la sacra rappresentazione del Venerdì Santo, conserva quel patrimonio inserito in un progetto UNESCO assieme ad altre città d'Italia, Europassione per l'Italia, perché andiamo a far sì che questa sia una candidatura e venga inserita nel progetto appunto di Euro, del progetto UNESCO. Europassione. Speriamo di farcela, perché sono tante le città che aderiscono a questo progetto. Barile è un paesino che ha tanta tradizione, ha tanta storia, ha tanta cultura da poter raccontare, oltre che un percorso enogastronomico, perché dire, cioè, è la terra dell'Aglianico sostanzialmente. Con gli amici della Proloco annualmente c'è il mantenimento di quel piatto storico che è quello di Tomaz, e come diceva Rocco, appunto, nei prossimi giorni ci sarà questa degustazione del piatto antico della nostra comunità, accompagnato chiaramente con quel vino aglianico, che è una vera risorsa del nostro territorio. Io ho dato anche una breve, come dire, sguardo al libro che è stato scritto. È un racconto della nostra regione, rispetto al quale viene messo, ogni paese ha una sua peculiarità, ogni paese ha una sua storia da raccontare, c'è un territorio da visitare, viene messo un territorio in evidenza, un territorio con uno scorcio bellissimo, di cui la Basilicata, per chi non è lucano, però l'ha vissuta la Lucania, si rende conto che veramente la Basilicata ha un patrimonio inestimabile da un punto di vista naturalistico, non solo, ma anche da un punto di vista della cultura che in ogni paese si trova. Abbiamo in comune, a parte questo patrimonio così importante, l'ospitalità. È un popolo davvero ospitale, un popolo che è aperto all'ospitalità, perché siamo veramente un popolo ospitale. Oggi Matera, Barile per un giorno diventa capitale della cultura, per le cose che dicevo, appunto, per la storia che gli appartiene, ma perché Barile si candida anche ad essere sul nostro territorio, che è un territorio, quello del Vulture Melfese, che ha una lunga storia, a partire dai castelli di Viciani, Nefio, Orazio, Venosa, così come anche Rio Nero con Fortunato, ma con Monticchio anche, perché siamo inseriti anche in quello che è il Parco Regionale del Vulture, quindi diciamo che c'è una programmazione che attiene a questo territorio e che tiene dentro anche la nostra comunità Barile, per fare in modo che questo territorio, con Matera 2019, perché il problema che dobbiamo porci è cosa accade dopo il 2019, quindi dobbiamo preparare questo territorio a poter ospitare i quanti turisti vengono a visitare la Basilicata passando da Matera, ma che dobbiamo, come dire, far veicolare anche nel nostro territorio, come quello del Vulture Melfese. Ci sono tante potenzialità, progetti che sono in campo, e ci sta anche una squadra, così la chiamo, che è quello del mondo associativo, come la Proloco, che ci siamo accompagnati negli anni, continueremo ovviamente ad accompagnarci proprio per mantenere quanto più possibile questo valore, che è un valore culturale, storico, che dobbiamo necessariamente valorizzare il più possibile. Salvatore, benvenuto veramente nella nostra comunità, non è la prima volta che tu vieni qui a Barile, diciamo che sei quasi di casa, anche per un rapporto antico che ci lega, e dopo avrai anche modo, ovviamente, assieme agli amici, di riassaporare
quel Tumaz Matuglio con un po' di aglianico doc, che è sicuramente il presidente dell'Agroloco, che è un ottimo cuoco, ci farà assaggiare. Benvenuti e chiaramente buon lavoro all'Agroloco per i giorni che ancora sono da Grazie Sindaco. In effetti la provocazione è forte, quella, diciamo, di questa chiacchierata che stiamo svolgendo, perché lo spirito con cui abbiamo immaginato di vivere queste iniziative culturali inserite all'interno del cartellone del Festival dell'Aglianico ha voluto proprio, diciamo, stimolare non solo, diciamo, di far godere le bellezze della nostra comunità, ma di aprire una finestra sul territorio regionale. Abbiamo oggi inaugurato la mostra fotografica di Anima Lucana, ma stamane davvero con enorme emozione l'amministrazione comunale ha realizzato, grazie ad un artista che è qui, oltre ad essere, diciamo, impegnato nel sociale, nell'amministrazione comunale, il consigliere Salvatore Malvasi, ci ha onorati, diciamo, con tre affreschi stupendi che sono stati realizzati, tra l'altro poi con l'aglianico del Vulturi, quindi questa è una chicca bellissima, e alle nostre spalle abbiamo una sua opera del lontano 2009 che richiama il Vulturi, richiama l'aglianico del Vulturi, richiama la tradizione contadina. E dicevamo, la finestra sulla Basilicata inizia stasera con Arsenio D'Amato, che ha fatto questo viaggio in Basilicata, e diciamo è un racconto, come sottolineava il sindaco, anche molto stimolante. Anche qui, sindaco, manca barile, ma è in quel concetto di aprire appunto a tutti noi poi la conoscenza, e credo che per Arsenio D'Amato sia la prima volta qui a Barile, e lo stimolo è questo. Noi lo lanciamo come mondo Proloco e ci stiamo riuscendo, anche grazie alla Fondazione Matera 2019, al Comune di Matera, che saremo per due giorni a Matera, il 26 e il 27 ottobre, a mostrare la Basilicata con l'Expo Proloco, proseguendo quello che è stato il filone anche del programma culturale della Fondazione, che ha inaugurato con le bande non solo, diciamo, di tutto il mondo, ma anche con le bande lucane. Noi proseguiremo con i cortei storici appunto il 26 e il 27 ottobre, e poi proseguiremo con questo allestimento all'interno del centro storico, principalmente in piazza San Francesco, dove porteremo alla conoscenza, diciamo, dei turisti e quindi del popolo non solo materano, lucano e in generale delle regioni d'Italia, quello che è lo spaccato dell'artigianato artistico, le tradizioni, la storia, il patrimonio culturale del mondo lucano. Ricco il programma, dicevamo, di questi tre giorni, ma appunto oggi la finestra è Barile capitale per un giorno, capitale europea della cultura con le sue tradizioni, e Barile che abbraccia la Basilicata. E la domanda secca che facciamo, vedo in sala Rosaria La Penta, che credo, diciamo, accurati. Sì, la ringraziamo perché ci ha fatto da collante insieme a Antonio Candele, la salutiamo, ma credo che anche, appunto, come sottolineava l'autore, anche lui deve tanto a Rosaria La Penta. Da dove inizia lo stimolo di questo viaggio in Lucania, che in copertina c'è una Renault, però inizia con questa immagine, diciamo, non fotografica ma plastica dell'APK, del tre ruote. E poi inizia, ci racconterà molto bene l'autore, inizia con questo stimolo che gli è venuto dal nonno quando andavate a raccogliere l'origano. Ma quello è l'ultimo racconto, gli finisci, però va bene. Ma si parte dal... facciamo un viaggio a ritroso, così ci dici dove è scattata questa scintilla che è molto, diciamo, dal punto di vista letterale, molto bella e anche molto, diciamo, si legge con enorme piacere, però è quello stimolo alla riflessione, perché poi c'è anche il tema, appunto, come dicevamo, della salvaguardia, non solo dell'apprezzamento dei paesaggi, ma della salvaguardia di tutto questo straordinario patrimonio.
E poi c'è un legame con, lo sottolineavamo prima, c'è un legame con la mostra fotografica, che anche quella è strettamente connessa all'aspetto musicale. Arsenio D'Amato è poliedrico, perché oltre, diciamo, ad impegnarsi nel mondo, diciamo, della musica, della scrittura, è anche un imprenditore, un ristoratore, c'ha una pizzeria. E quindi, Arsenio, domanda secca: quanto devi a tuo nonno e quello stimolo che poi diventa un appello ad apprezzare, a vivere, a conoscere e ad amare, appunto, il nostro territorio? Non è che non ho tanta voce, voglio andare a accendere molto forte. Allora, la domanda del nonno è bellissima, mi è particolarmente cara, anche perché qui siamo lontanissimi da casa mia e posso parlare, che quando è stato presentato il libro, ti ricordi? Eravamo a Teggiano, un posto vicino a casa mia, e dopo che abbiamo parlato c'erano anche delle persone che hanno presentato il libro, tra cui Giuditta Casale, una famosa blogger, e veniva fuori questa figura del nonno che insieme a Nereno 4 ricorre in tanti di questi racconti. Allora mio padre, che era presente, appena finita la presentazione, mi ha detto: dice, ma tu parli solo di nonno, ma che poi il nonno non era suo padre, era il padre di mia madre, quindi per lui era il suo, cioè, dice, ma è possibile che io non... quindi mi è dispiaciuto, lo so, però mi è dispiaciuto tanto, perché cioè, quando io mi metto a scrivere, per me è un'urgenza, e poi vabbè, lo spieghiamo dopo, perché ha molte similitudini con le fotografie, quindi poi lo dico dopo, perché sennò allora, diciamo che stasera me la posso cantare e suonare da solo, perché non c'è nessuno che mi fa domande diverse, anche se questa mi è piaciuta molto. Niente, volevo dire, perché mi sono pigliato degli appunti prima, e non è la prima volta che ci capita, fortunatamente, di essere presente in qualche posto che è capitale per un giorno con questo libro, che è stato fortunato forse per il nome, questo look, questo guardare da una diversa prospettiva, che poi è stata l'idea che ha mosso questa cosa. Io adesso mi fa piacere che la Lucania, che la Basilicata venga così, diciamo, pubblicizzata per Matera 2019, però noi abbiamo cominciato molti anni fa, perché questo libro, i primi racconti, che io non rinnego ma li leggo con simpatia a volte, cominciano dal 2006-2005, perché sono stati tutti quanti pubblicati da Lucano, il magazine che penso riconoscere tutti. Poi è stato l'editore che ha voluto fare questa raccolta, e quindi questa, tranne l'ultimo racconto che era inedito, quello dell'Olivo, gli altri sono già stati editi. Quindi siccome, ed è la prima volta da quando è uscito il libro, che giriamo per i paesi e andiamo in un paese dove non c'è il racconto nel libro. È capitato che non c'era nel libro, però che era stato edito da Lucano, e poi per questione di scelte non era stato messo nel volume. Qui non c'è proprio, e quindi mi dispiaceva che non c'era. Ho letto un po' di cose e l'ho scritto il racconto su Barile, e uscirà sul prossimo numero del Lucano, quindi non voglio fare la pubblicità, ma sul prossimo numero ci sarà il racconto che parla di Barile. Quindi diciamo che niente è grande come le piccole cose, quindi questa è una piccola cosa, però per me era importante questa cosa qui, che fosse presente questo. E qui magari leggendo ti avrà la possibilità di leggere il libro e paragonarlo magari all'ultimo racconto, capirà cosa voglio dire per quando parlo di non rinnegare, nel senso che parliamo di una scrittura differente, perché poi crescendo si scrive in modo, e non parlo di probabilmente gli argomenti sono gli stessi, è il modo di farlo, e come magari facendo un paragone con la fotografia, è fotografare in altre ore, diciamo, cambiare gli orari della luce, quindi è un po' questo. Poi leggendo ci si allena a queste cose, quindi le sue foto potrebbero benissimo essere a corredo di questo libro, perché parla di tanti paesi della Basilicata, non tutti. Io ho cominciato ovviamente con quelli che conoscevo, e la molla per rispondere a questa cosa qui è stata proprio, non mi ricordo se ad Avigliano o insomma, era un paese.
paese, era un paese dove avevamo dove lavorare, quindi ero spinoso. E andando nel supermercato dove io avevo, insomma, facevo parte della dirigenza di questi supermercati, ho visto, mi ricordo benissimo, vicino a una porta una chiave, c'era la chiave vicino alla porta. E per un attimo mi sono fermato a guardare questa porta con la chiave vicino e mi ricordavo che quando ero piccolo, da mia nonna, la casa dei miei nonni, io riconoscevo se in casa c'era mio nonno o mia nonna dal portachiave che c'era vicino alla chiave, perché se c'era quell'uncinetto era mia nonna, se c'era una pistola piccolina della Beretta era di mio nonno. E poi quando ero il mio nonno io chiesi per ricordo quella cosa lì e l'ho avuta per tanti anni, poi si è consumata, era diventata proprio consumata per la furia di... E quindi questa cosa qui mi ha fatto tornare indietro e cominciare a pensare di fare queste narrazioni. Ovviamente io già ero sul campo, non è che ero uno che all'improvviso mi mette a scrivere. E, a parte che è una cosa che invito a fare a tutti, perché non è come suonare, perché suonare, sai, abbiamo parlato di musica, se non conosci la musica puoi strimbellare, conduire, però non puoi. Scrivere lo sappiamo fare tutti, è solo che non abbiamo l'attenzione o la vocazione a farlo. Se cominciamo a farlo, cominciamo con dei piccoli racconti, poi andare a rileggere è come vedere una fotografia, perché lo stimolo è lo stesso, solo che io nel momento in cui vedo una cosa che mi piace, un paesaggio che mi piace, mi fermo che lo voglio raccontare. E non basta l'immagine, perché solo con l'immagine non abbiamo i profumi, non abbiamo gli odori, non abbiamo le sensazioni, che poi le sensazioni sono sempre quelle nostre. Cioè, voglio dire, se a me mi hanno tagliato il gas, vedo un tramonto bellissimo, comunque sarò arrabbiato, quindi comunicherò delle cose non positive. Di fronte allo stesso tramonto, se sono contento perché ha vinto la mia squadra del cuore, comunicherò altre cose. Sto dicendo delle cose banali, senza andare nell'amore, nel dolore di un lutto, cioè sto dicendo delle cose che possono capitare a chiunque. Quindi lo stimolo è stato questo, all'inizio è stato conoscere i paesi e vedere e rendermi conto che, siccome io vengo dal Vallo di Diano, che è una vallata a ridosso della Lucania, crescendo, cioè io ho sempre pensato, mi dicevano no, li ho messi i tifosi tu, no, li ho tifosi, ma noi cosa c'entriamo con quelli là che quando venivano ci davano dei calabresi o ci offendevano, lui è calabrese, ci offendevano, cioè, ma noi non ci offendevamo perché non eravamo calabresi, però parlavamo, avevamo questa cadenza quasi calabrese, andavamo nel Cilento, quindi io dove abito, se mi affaccio vedo Atena Lucana, quindi Atena Lucana a Lucana, cioè quanti paesi ci sono in Basilicata che hanno vicino il nome Lucano, non tantissimi, insomma. Mi devo fare però 80 km verso ovest per arrivare a Vallo della Lucana sul mare. Cominciavo a chiedermi queste cose, se vado verso sud trovo la Calabria, mi trovo bene, mi dicono che sul calabrese anche solo andando verso nord, vado verso Napoli. L'unico posto dove man mano che ci andavo per lavoro, non che ci andavo per turismo, mi sentivo sempre più, sempre a casa mi sentivo, chiaramente poi non sempre, andando verso il Materano cominciavo a cambiare, però mi sentivo comunque a casa, quindi così cominciavo a scrivere partendo ciondolo vicino alla chiave, ho cominciato a pensare a scrivere delle storie che poi non sono tutte vere, sono veritiere, allargandosi a macchia d'olio non potevo conoscere tutti i paesi e sono andato a scartare. Tante volte me l'hanno chiesto quelli del Lucano di scrivere su un paese perché gli era stato chiesto da qualche prologo, da qualcuno che faceva la pubblicità, quindi Barile non è capitato, ora abbiamo sistemato la cosa, quindi uscirà la pressione, non sarà nel libro, però non... E quindi niente, questa è diciamo la cosa. Poi se vogliamo parlare del libro ci sarebbero tante cose da dire, però penso che non è meglio che, cioè, se qualcuno lo vuole leggere, insomma, l'editore giustamente non è stata una scelta prettamente commerciale, perché non siamo ai livelli, diciamo che sotto le 10.000 copie uno scrittore non è nessuno, quindi non è un hobby, quindi però è questa cosa qui, è, diciamo, posso raccontarvi questo della molla che ci fa venire da scrivere. Per esempio ieri mi ha mandato un messaggio Franco Arminio, penso che lo conoscete tutti, Franco Arminio, con la copertina del suo ultimo libro che sta per uscire
lui fa questi sondaggi, magari l'ha mandato pure a qualcuno di voi, perché io all'inizio pensavo, all'inizio che lo conoscevo, pensavo che era un rapporto intimo, poi ho scoperto che lui queste cose le fa con tutti, manda le cose a tutti quanti. Quindi, però poi, aprendo questa foto, mi sono reso conto che ce n'era un'altra dietro che non avevo aperto da un anno, che mi invitava Daliano al suo festival. E quindi c'era questa foto che era bellissima, infatti io sono molto attratto dalle foto, e c'era questa porta, perché c'è questa porta blu con la toppa della serratura rossa che sembrava un cuore. Ecco, per esempio, anche qui mi è scappato da raccontare, cioè l'appunto che ho scritto, che è rimasto nel libro, che ho scritto al momento. Cioè io, quando ho visto questa cosa, la guardavo e ovviamente vedevo questa porta, ma dico, ma Franco cosa vuole simboleggiare? C'era pure scritto sotto, ma io non l'avevo visto, guardavo sotto. Allora mi veniva da dire, ho scritto il sole che cala nel mare, in natura. Poi ho scritto un cuore nel cielo della paura. Poi dopo mi è venuto, no, c'era forse il rosso nel blu dell'increspatura, perché c'erano tutte queste cose sulla vernice. Alla fine, semplice, ho scritto la porta, la toppa, la serratura. Cioè, per dire, comunque mi è venuto da fare questa cosa, quindi ripeto, invito a tutti a fare, a provare a scrivere, a descrivere le proprie cose, perché anche per tenerle in segreto, perché poi non è necessario pubblicare. Io all'inizio avevo questa foga di scrivere, di vedere il mio nome sotto le cose, sotto gli articoli, no? Poi non te ne frega più niente. Adesso ho un minimo un paio di progetti pronti che stanno lì, perché non ne ho voglia, non ne ho voglia di farli vedere all'editore, non ho voglia di mandarli a nessuno, non ho voglia. Poi si vedrà. L'urgenza di scrivere è passata, quello è un attimo di scattare la foto. Poi dopo non è detto che se ne possa fare un poster, se possa fare un poster, se possa mandare. Puoi rimanere pure il telefonino, forse vi state annoiando, mi faccio parlare un poco con. Credo che abbiamo centrato quando, diciamo, abbiamo immaginato questo stimolo, perché si vede la sua poliedricità, oltre, ripeto, straordinario pizzaiolo che poi ha realizzato questo. Non solo pizzaiolo, ma imprenditore, ristoratore, ha realizzato questo locale che condensa tutte queste emozioni e tutte queste pulsioni. Poi mettiamola così. Tu hai lanciato un paio di sponde per l'editore e anche, appunto, come dicevamo, questo invito a scrivere. Ora viene spontanea la domanda all'editore, un non lucano, perché pubblicare quest'opera è in Basilicata in generale. Case editrici che immaginano di fare fortuna nel campo, diciamo, della pubblicazione, e questo credo che sia un merito che va scritto anche, diciamo, alle sfide che Antonio Candiero, un giovanotto che, diciamo, dai, diciamo, sei ancora giovane, perché quando hai iniziato avevi una tenera età, mettiamola così, e ti va riconosciuto di aver comunque perseguito, diciamo, tra mille difficoltà questa strada. E poi nelle sfide anche impossibili, lui citava Franco Arminio, ma hai anche, diciamo, focalizzato l'attenzione su Andrea Semplici con il discorso dei culti. Questo è stimolante, perché, diciamo, hai scelto Arsenio D'Amato questi racconti, e aiutaci, diciamo, ad entrare in questo mondo, che è quello appunto della casa editrice. Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Per me invece Barile, diciamo, ho incrociato il mio percorso personale di vita molte volte con Barile, quindi sono molto legato a Barile, anche se, diciamo, cerco di non rendermi sempre visibile, quindi ci sono stato per altri motivi. Io ricordo quando abbiamo dato il là, sostenendo alcuni ragazzi con Cantinando, che so che è diventato adesso ormai l'appuntamento irrinunciabile di questa realtà, e ci lavorai fin dalla prima edizione, il primo Pasolino, quindi conosco bene questa realtà. Conosco bene Rocco, ci siamo incontrati, scontrati, incrociati in molte cose, e sempre con molto piacere vengo. A maggior ragione su questo progetto mi fa piacere che ci sia presente Adduce,
della Fondazione Matera Basilicata 2019. Non è banale che abbiano scelto questa aggiunta di Matera Basilicata 2019, anche perché non voglio fare spot ulteriori, ma se non ricordo male, il presidente Adduce me ne parlò un po' di tempo fa, quando ebbe l'idea, il pensiero che si è scaturito da lui di fare Capitale per un giorno girando nel progetto Matera Basilicata 2019. Quindi si intrecciano molte storie. Perché scelgo Arsenio? Innanzitutto ci scegliamo a vicenda, o meglio, Arsenio decide di propormi questa cosa. Perché un non lucano? Perché innanzitutto Arsenio non è che non è lucano, è che il Cilento non sta in Basilicata da un punto di vista geografico, ma ci sta coi piedi fino a terra nella storia. E quindi in qualche modo il fatto che un non lucano, amministrativamente parlando, ma un lucano che dimostra molto spesso di amare di più lui la Basilicata, la Lucania, di tanti altri che vivono invece in questo territorio e sono abituati al lamento perenne. Su questo, diciamo, ancora una volta il presidente ci potrebbe raccontare l'impossibile rispetto a questa storia decennale di Matera Capitale Europea della Cultura, non ci dimentichiamo, era il 2008. Tra l'altro la casa editrice che rappresento ha editato, credo, l'unico libro che racconta come Matera diventa Capitale Europea della Cultura, con le città invincibili, Serafino Paternostro, in cui abbiamo avuto anche il piacere di avere un intervento del presidente, così come di tanti altri. E quindi il fatto che lui, che è un lucano per storia, racconti attraverso la sua esperienza di lavoro, di scrittore, perché scrive, ha scritto e scrive, non dico quotidianamente, ma con una certa cadenza, una certa assiduità, di come vede lui attraverso questi racconti. Alcuni sono reali, altri sono legati a episodi reali, altri invece in qualche modo sono frutto dello studio, della sensazione che anche una foto, un racconto di un paese in cui magari non c'è stato ma gli ha suscitato. In questo libro in qualche modo si racchiude anche il senso del perché proviamo a fare una casa editrice in Basilicata. Io ogni volta che ho la possibilità lo rammento sempre: questa regione è l'ultima regione in Italia per lettura. Questa regione però è anche la regione in cui abbiamo il maestro Lacava, con Bibbio Motocarro, che ci racconta una storia straordinaria di quello che significa portare la lettura dove i libri non ci sono. Questa regione non ha una legge regionale sull'editoria, se ne parla almeno da una decina d'anni, e in quella bozza di legge regionale, presidente, non si parla minimamente di case editrici, ma si parla di carta stampata o di altro. In tutto questo noi decidiamo come azienda Universo Sud di occuparci di tutta una serie di temi a cui tu ti facevi riferimento, che era quello sulla oggi la chiamano industria culturale e creativa, diciamo su tutto quell'aspetto che può riguardare la progettazione culturale e che abbia ricadute anche culturali, certamente di business, ma anche etiche nei territori. E sviluppiamo progetti di questo genere. Quando ci siamo resi conto che avevamo ancora qualche ora di spazio nei nostri processi aziendali di lavoro, abbiamo pensato, visto che ci occupiamo principalmente di opportunità, soprattutto di progetti che riguardano i giovani e di politiche del lavoro, anche su questo il presidente si ricorderà il progetto del Coming Center, quando aprimmo e facciamo quella forzatura, quindi un progetto che faceva parte del dossier, eccetera, decidemmo di fare una casa editrice, non avendo alcuna esperienza nel mondo editoriale. Negli anni abbiamo scoperto come nel mondo esistono le case editrici e poi esistono le tipografie e poi esistono le case editrici a pagamento, ce ne abbiamo scoperte tante, che non sono la minoranza, sono la maggioranza che c'è in questo momento. Poi abbiamo i grossi player a cui un giovane scrittore, giovane nell'anno, non è questa una grafica, giovane come scrittore, come penna, non si può accostare, perché è molto complicato arrivarci, perché non è soltanto la qualità di quello che scrivi, ci sono tante dinamiche che non sto qui a raccontare, ma tutti gli altri che hanno una passione, hanno un talento, che hanno la fortuna e sfortuna di vivere i nostri territori, come possono mettersi in discussione, mettersi alla prova, avere quell'opportunità?
E allora noi che non cambiamo di editoria abbiamo pensato di investire il budget che di solito un'azienda utilizza per fare pubblicità e comunicazione, abbiamo deciso di investirlo mettendo in piedi una casa editrice, scoprendo poi alla fine che siamo una delle pochissime case editrici in Basilicata e non solo che fa l'editore. Noi non abbiamo una tipografia, noi facciamo gli editori, cioè quando uno come Arsenio D'Amato, come Serafino Paternoster, come Andrea Semplici o come tanti altri, Gianfranco Blasi, che è venuto qui a presentare un altro libro, no? Offrono a me l'opportunità di poter mettere a nudo quello che pensano e farlo diventare un prodotto, anche se è una parola brutta, editoriale, ma gli permette di esprimersi, di solito un editore dovrebbe pagare l'autore che fa questa roba perché è un lavoro. Abbiamo scoperto in questi anni invece che tanti giovani e meno giovani si sono trovati di fronte, diciamo, a pseudo colleghi che in qualche modo gli aveva chiesto un pagamento per essere editato, e quindi quella è stata la scintilla perché abbiamo deciso di fare la casa editrice, per dare un'opportunità a tutti quelli che noi crediamo abbiano un talento di potersi esprimere, perché poi arrivare a quei numeri, arrivare a quelle case editrici, arrivare alla Mondadori o arrivare alla Oepli o arrivare a tante altre case editrici che sono molto più basate e lavorano e ti danno un'opportunità e anche una visibilità diversa, come ci si arriva se non è la possibilità in qualche modo di metterti in discussione e di lavorare in questo senso? E quindi, visto che noi non cambiamo, tra virgolette, esattamente, non cambiamo di quella business, abbiamo detto diamo un'opportunità, perché lo facciamo per lo stesso identico motivo perché abbiamo messo 7 anni fa in piedi una società che oggi dà lavoro a 5 dipendenti, 10 collaboratori, l'abbiamo fatto senza un euro di contributo pubblico, l'abbiamo fatto restando in Basilicata, l'abbiamo fatto con, a parte il sottoscritto che sono un calabro lucano di origine ma nato in Calabria, perché in qualche modo crediamo che l'opportunità sia restare. Okay. E quando entri nella consapevolezza e nel punto che anche qui possono succedere delle cose, ora lo dico alla presenza ancora una volta del presidente della fondazione, che quando nasce questo progetto nel 2009 da un gruppo di ragazzi o un'associazione, poi un'intera città prima, con un'intera amministrazione prima e poi un'intera regione dopo, io voglio ricordare quando sono venuti i commissari quel giorno che c'era l'intera regione a raccontare questa narrazione, com'è possibile farcela anche qui? Perché dico che è possibile farcela anche qui e chiudo? Perché personalmente sono stanco della narrazione che si fa del fatto che i migliori se ne sono andati. È come dire che sono rimasti i migliori o i fessi. È difficile decidere di prendere e andarsene, lo dice chi ha preso dalla sua Calabria, se ne è venuto in Basilicata a Potenza a studiare, a laurearsi e oggi a fare impresa. Ma vi assicuro che è altrettanto complicato, se non di più, restare qui perché c'è bisogno di costruire, ricostruire, riappropriarci del senso di comunità, riappropriarci del senso di appartenenza, farlo diventare il nostro punto di riferimento, farlo diventare la nostra stella cometa dell'agire quotidiano, cambiare il modo di pensare e di sviluppare i progetti, cambiare il modo di sviluppare l'approccio col territorio, essere i primi artefici di quella rivoluzione culturale, che la devi fare partendo dal fatto che nel tuo quotidiano c'è quella rivoluzione. Non posso chiedere all'amministrazione o alla politica di cambiare il modo se io stesso sono il primo a non pagare le tasse, fare il furbo, trovare strade alternative, e qui ci siamo capiti, no? E quella è la sfida che a noi ci attende, e quella è la sfida che in qualche modo, quando decisi di sviluppare progetti su Matera, era quello il motivo che mi ha spinto a lavorare in quel senso, ed è questa la sfida che abbiamo messo in piedi con la casa editrice. Ora, noi siamo un popolo di prestazioni, come italiani. Quando dobbiamo fare Matera 2019, il 17 ottobre, c'era un'intera comunità. Io mi ricordo qualche anno prima, Presidente, che ce n'è voluto per costruire quel senso di comunità, no? Quando noi dobbiamo vincere i mondiali, siamo tutti là. È nella quotidianità che perdiamo. Nel senso di non comunità che
30-40 anni fa i nostri genitori, i nostri nonni avevano, che la storia dei Sassi ci racconta in maniera straordinaria cosa significava vivere e stare in una comunità, e che oggi in qualche modo credo che sia la legacy, visto che si comincia a parlare di legacy, ma del 2019, che è il patrimonio che ci resta. Ora tocca a noi, a chi come me, nato nel 1980, si appresta ai 40 anni e che in qualche modo si deve sentire la responsabilità e abbracciarsi, tra virgolette, la croce, di costruire un racconto diverso. E lo dobbiamo fare cominciando a raccontare chi qui è rimasto e ha fatto delle cose fatte bene. Grazie, scusate se ho fatto. E dall'invito dell'autore a scrivere all'opportunità dell'editore che offre a quanti, diciamo, si dilettano in questo, vedi in sala Emilio D'Andrea, giornalista, scrittore, stamane ci ha deliziato con questo omaggio all'eroe Skanderberg. Complimenti Emilio sempre per il contributo che offri alla nostra comunità. L'altro motivo credo che abbia spinto Arsenio a riscoprire o ad innamorarsi ulteriormente della Basilicata sia stato anche questo incontro con Eugenio Bennato da adolescente. E che ne saccio da Basilicata? Dice che a Cristo non c'è mai venuto e prima è che sta terra si è fermato. Così cantava Bennato e ti ha dato anche lui il là a cosa. Allora, stavolta sono più breve perché io ho cominciato a scrivere perché poi a un certo punto nessuno mi ascoltava più, quindi... Allora, Bennato è un dolce ricordo perché quando ero ragazzino erano molto in voga la festa dell'amicizia, la festa dell'unità, la festa... Io non ci capivo niente, basta che veniva gente in paese, però avevo intuito che non tutti si avvicinavano a seconda del colore del... E una volta venne Bennato, e Bennato insomma fece presente un po' questa cosa, che l'arte non dovrebbe avere colore, cioè non c'entra, ed è stato uno dei motivi poi per il quale ho smesso di fare giornalismo, perché io scrivo per la Nuova Basilicata, come si chiama, Nuova del Sud, e ovviamente facevo pratica, poi dovevo conseguire il tesserino da pubblicista, che poi anche lì, non per fare polemica, è stato un bel casotto, perché quando ho portato tutti i documenti, per quelli della Basilicata dicevano tu sei campano. Sono andato poi a Napoli e ho detto no, ma tu hai scritto per il giornale della Basilicata. Dicevo, scusa, ma è la stessa cosa, cioè voglio dire, cosa cambia se io ho tutti questi articoli? E alla fine ho rinunciato, dopo che si erano messi d'accordo, io ho rinunciato per un altro motivo, perché c'erano tanti miei amici che mi esibivano questo tesserino che non scrivevano, l'avevano conseguito facendo pratica in televisione, in radio, quindi questi erano giornalisti, ma non sapevano scrivere, cioè non sapevano che cos'era una riunione di redazione. Allora, vabbè che ci sono tanti tipi di giornalismo ovviamente, quindi, però io ho detto vabbè, mi metto a scrivere le mie cose, ho cominciato a... Il fatto di Bennato mi è rimasto impresso quando lui ha spiegato proprio questa canzone, lui... E questa è una provocazione e mi è molto cara questa canzone, perché nel momento in cui lui, dopo aver fatto con la Nuova Compagnia di Canto Popolare tutte queste esperienze e aver scritto quest'inno, questo dei briganti, che in realtà è una cosa che ha scritto lui, non è una cosa antica, parecchi pensano che è una cosa vecchia, e girando lui molto per la Basilicata e chiedevano sempre perché non scrivi qualcosa della Lucania, della Basilicata, lui pur essendo sarebbe stato più interessante scrivere e usare la parola Lucania, lui invece ha voluto usare Basilicata dicendo ma che ne sa c'è la Basilicata, cioè, perché... E quindi lui l'ha spiegata molto bene e io insomma mi è rimasta sempre dentro, quindi avendo, perché i racconti hanno tutti quanti c'è tutti, diciamo, un consiglio musicale sotto ogni, quindi sarebbe la colonna sonora consigliata da me, quindi senza rogarmi nessuna conoscenza, così in base a quello che mi piace a me, quindi mi piaceva mettere questa, poi non mi ricordo in quale racconto, perché non è possibile ricordarsi di più, sono centinaia ormai, quindi
sono abbastanza anziano, lui è dell'80, sono del 69, quindi ho 50 anni tondi tondi, quindi comincio a dimenticare, però questa è un'altra cosa buona che si può fare quando si fa, è scrivere, scrivere, perché aiuta la, la memoria, eh? Tu ridi, che tu vuoi sentire. Sindaco, credo che il lucano Arsenio D'Amato si è fatto perdonare. Noi auspichiamo una ristampa però di, questa, di questo viaggio, magari dopo che hai anche assaporato i profumi della nostra... Ma della non nostra... è stata male fino adesso, abbiamo fatto già la ristampa. Bene, ci aspettiamo però un racconto su Barile, scherzi a parte. Salvatore, Arsenio D'Amato in questo viaggio in Lucania fa anche una, diciamo, una riflessione profonda, perché lui è italo-americano e quindi credo che anche quel tema dell'immigrazione, l'editore Antonio Candela diceva immaginiamo però di pensare a chi resta, il sindaco di un piccolo comune tra mille difficoltà si impegna quotidianamente per, diciamo, tenere viva una comunità. In sala vedo tanti rappresentanti di associazioni, l'associazione Centro Sociale Anziani, che salutiamo, la stampa, Antonio Bolognino con Basilicata in Arte, nonché direttore artistico della Proloco. Una Basilicata che sicuramente è cambiata. Dietro di noi abbiamo tutti, e credo anche in tasca, l'emblema e nel cuore l'emblema di questi sassi, da vergogna nazionale a capitale europea della cultura. Oggi Barile, grazie anche, diciamo, come sottolineava l'editore Candela, questa straordinaria intuizione, poi tra mille difficoltà, tra mille, diciamo, problemi, se vogliamo trovare per ogni cosa più gli aspetti che non vanno, invece di esaltare e di riappropriarci di quella appartenenza ad una comunità, perché credo che la vittoria di Matera ha rappresentato per l'intera Basilicata un sogno di riscatto da vergogna nazionale, diciamo, ad essere oggi meta turistica. Non mi dilungo, questo per dire che credo che abbiamo bisogno di salvare tutto il meglio che ha rappresentato fino ad oggi questa straordinaria esperienza. Tu sei stata la nostra bandiera, quindi oggi sì, diciamo, a tutti gli effetti, insieme a noi tutti, cittadino barilese, e quindi ti porterai, ci porteremo questo seme di queste tradizioni, ma lo spirito è quello di guardare oltre, di guardare al futuro, di guardare all'innovazione, di guardare a quelle prospettive a cui il sindaco faceva riferimento, che poi abbracciano un po' anche quello che è stato lo spirito del dossier, che deve guardare oltre Matera 2020. Il mondo Proloco l'ha testimoniato, lo ribadiamo, che immaginiamo che l'esperienza straordinaria, e in questo termine credo che possiamo rappresentare tutto, non debba finire a scadenza, diciamo, istituzionale metà dicembre, ma di là dobbiamo ripartire, e credo che tu potrai ulteriormente dare un contributo, e quel contributo credo che sarà ancora una volta importante. Voglio innanzitutto, insomma, salutando il sindaco, salutando voi, vi voglio confidare che, insomma, questa conversazione mi piace particolarmente, e sono partito con un dispiacere, perché avrei dovuto essere qui stamattina per l'inaugurazione dell'auditorium intitolato a Pasolini, però me ne sarei dovuto andare poi, e quindi vengo compensato molto felicemente dal fatto che partecipo a questa conversazione, tra l'altro su un libro. E qui c'è la sfortuna di non averlo letto, anche se ho sfogliato un po', diciamo, piluccato un pochino di cose. E naturalmente, se avessi dovuto fare una domanda all'autore, all'Arsenio D'Amato, gli avrei detto, leggendo
penultima di copertina, come si chiama questi? Dolph, la Letta. 1969 ci sono, diciamo, è un anno cruciale, è l'anno della Luna, quello dice, l'anno, quest'anno appunto contemporaneamente festeggiamo l'allunaggio e il compleanno di Arsenio Scamarco. Ma fu anche un anno in Fausto per l'Italia, ci fu una strage di Fontana, furono gli alunni caldi, eravamo, diciamo, in una fase molto complessa, ma vedo appunto sempre nella Letta, e mi piace molto, mi piacerebbe appunto che Arsenio D'Amato ci desse qualche indicazione su questo, perché credo, insomma, che la citazione di Charlie Parker, quindi, che poi ritorna, e lui l'ha detto prima, che a conclusione di ogni racconto dà anche un consiglio, diciamo, musicale, quindi si capisce che sta dentro un filone di cultura musicale che naturalmente non è quella di quegli anni propriamente detta, perché non ne ha potuti vivere, diciamo, gli anni 60 che hanno costituito la rivoluzione dal punto di vista della cultura musicale, perché lì è l'anno, diciamo, sono gli anni che costituiscono uno spartiacque tra tutto ciò che era successo fino a quel momento e ciò che sarebbe avvenuto successivamente, con le innovazioni che conosciamo. Lui evidentemente le ha conosciute successivamente, quindi si è abbeverato, diciamo, quella cultura. Mi piace molto, mi piacciono molto queste citazioni, ma Jack Kerouac, il mio grande scrittore, come si pronuncia? Come scrittore, e poi vedo, diciamo, i riferimenti addirittura a Woodstock, insomma, qualcosa che non ha potuto vivere direttamente perché non era, diciamo, presente in aula in quel momento, ma che ha evidentemente contaminato, diciamo, la sua cultura e la sua esistenza. Quindi devo dire che l'operazione, dal punto di vista editoriale, la ritengo non solo interessante ma anche intelligente, perché quella del viaggio è un po' una delle chiavi, diciamo, del racconto che anche più facilmente ti appassiona, e che quindi Antonio Candela ha evidentemente intuito che può esserci dietro questa operazione qualcosa che non solo dà sfogo, diciamo, a una propensione di Arsenio D'Amato, ma ci può dare anche un contributo notevole a capire, tra l'altro, una delle cose importanti alle quali ci siamo abituati in questi anni, è quello di aprirci. Insomma, il nostro slogan Open Future è esattamente questo, che è quello di poter farci guardare anche da occhi non necessariamente fissi da quando sono nati su questa terra, su questo territorio. Io amo molto un vecchio adagio che un mio maestro di vita politica, insomma, mi trasferiva, era a proposito proprio della territorialità e della forma, diciamo, di attenzione alle cose dove viviamo. Questo diceva sempre, e io mi sono spesso ispirato a questo motto, che chi sta nel bosco non vede il bosco. Poi provate a descrivere il bosco stando praticamente dentro il bosco,
non ce la farete mai. Da uno sguardo, diciamo, un pochino d'orizzonte, dall'alto, insomma, che possa in quel momento puoi apprezzare, diciamo, la dimensione e anche la forza di una terra, se parliamo della terra, ma anche nelle relazioni umane, spesso siamo condizionati, no, nel paese, nella città, a uno scambio troppo ravvicinato di relazioni che ci fa perdere anche, diciamo, quella dose di curiosità che magari lo scrittore, che non necessariamente è immerso completamente all'interno di un luogo, e lui anche prima, insomma, Arsenio l'ha detto prima, questa sua sensazione di essere in qualche modo straniero in patria, in qualunque luogo si trova, che sia il pezzo della campagna meridionale che confina, che era la Lucania, perché quello era effettivamente la Lucania, la Lucania non era la Basilicata, e viceversa, era un'altra cosa, un'altra dimensione geografica e anche un'altra dimensione, se vogliamo, se ci possiamo permettere, anche antropologica, perché evidentemente c'erano altre culture, altre storie. Poi la vicenda, diciamo, ha preso una certa piega e sappiamo come è andata a finire, ma io sono curioso e quindi a questo punto acquisterò il libro, perché i libri, caro Antonio, si devono acquistare, perché se non si acquistano non si leggono. Io sto facendo una fatica perché mi hanno regalato, lo dico così, i 5 finalisti del Campiello, e sto facendo fatica a leggere perché non li ho comprati. Normalmente quando invece acquisti il libro ho speso la mia 10.000 lire e devo vedere come farla fruttare. Lo dico perché deve essere proprio un impegno da parte di tutti noi a investire anche una piccola somma, quella che è il costo di un libro, nella cultura. E dobbiamo poi leggere di tutto, insomma, e credo che questa cosa è molto stimolante. Io credo che noi abbiamo fatto un viaggio, a proposito del lavoro di Arsenio D'Amato, un viaggio discretamente lungo nel tempo, almeno per il tempo che abbiamo impiegato, ma abbiamo anche viaggiato molto dal punto di vista fisico, nel senso che siamo andati dappertutto in Europa a spiegare che cosa stavamo facendo, e abbiamo apprezzamenti straordinari, pur avendo costruito un programma culturale di grandissimo livello, che nulla ha lasciato alla banalità, perché noi ce la potevamo cavare tranquillamente, dopo aver vinto, di acquistare con qualche milione di euro, non proprio con spiccio, un po' di spettacoli, un po' di eventi più fantastici, poteva avere tutti i cantanti incredibili, anche quelli citati, non so quali saranno, quali citazioni farà Arsenio nel corpo del racconto, e ci potevamo permettere questo lusso. Non abbiamo fatto niente di tutto questo. Immaginate, per esempio, a proposito di Campania e dei rapporti che la Basilicata ha storicamente con Napoli, noi abbiamo coinvolto il San Carlo di Napoli per la Cavalleria Rusticana, ma con una produzione originale, esclusiva, unica per l'agosto del 2019 a Matera, in collaborazione con artisti, professionisti e semplici cittadini che hanno fatto un pezzo di comparsa, un pezzo di strada, eccetera, con una grande istituzione culturale che è il San Carlo di Napoli. E tutte le altre cose sono state esattamente svolte in questo modo. La dimensione del programma è stata non solo rilevata da più parti, anche da persone che non erano particolarmente appassionate verso il lavoro che abbiamo fatto, e questo resterà
Allora io l'assicurazione che do non è tanto quella, diciamo, che è molto relativa a quella che posso dare io, che possono dare, che può dare la fondazione. La legacy, o diciamo l'eredità e il lavoro che proseguirà dal 2020 in avanti, sarà inevitabile, nel senso che non lo potrà fermare nessuno, anche se vi posso dire, come è successo già in questi anni, ci sono stati tentativi di fermare persino la realizzazione del programma del 2019. Neanche quello ci sono riusciti, ma non riuscirà nessuno più a fermare questa onda straordinaria. Sai perché, Rocco? Per una sola ragione, perché non appartiene più a noi, appartiene a voi, cioè a tutti coloro che a questa operazione hanno messo anche un semino piccolissimo, un contributo qualunque, una partecipazione che pretenderete. Io, scusate se mi esprimo con la seconda persona plurale, perché per quanto mi riguarda, diciamo, io, e questo il lavoro che ho fatto è stato esattamente questo, e vorrei anche spersonalizzarlo, cioè io centro e centrerò molto relativamente, ma davvero sarete voi a pretendere di continuare questo straordinario viaggio che abbiamo iniziato circa 10 anni fa, che ci ha portato a diventare un elemento di riferimento a livello nazionale e a livello internazionale. In questo senso, persino l'esperienza piccola, possiamo dire, ma neanche tanto piccola, di Capitale per un Giorno, che coinvolge uno per uno i comuni della Basilicata, costituisce ancora una volta un esperimento vinto, riuscito, di come sia possibile, con piccole cifre, abbiamo speso in tutto 1 milione di euro, che diviso 129 comuni, non 130, perché Potenza l'abbiamo tenuta a parte, giustamente, perché è una dimensione diversa, 120, immaginate di cosa parliamo, parliamo del nulla dal punto di vista della dimensione economica, ma avete sviluppato un'attività di progettazione, di programmazione, di iniziativa culturale, che è una specie di esperimento fatto che non potrà essere più fermato, al quale ispirerete il lavoro degli anni futuri. E io penso che questa è la cosa più importante della verità che volevamo costruire. Oggi Barile è capitale europea della cultura e io sono qui. E non potevo mancare, e ripeto, e chiedo scusa al sindaco innanzitutto, al vescovo stamattina che non sono venuto, ma si è imbrogliato il calendario, perché dobbiamo fare un gesto simbolico tra pochissimi minuti. Ci alzeremo in piedi io e il sindaco, e io gli darò la mano per dire: oggi Antonio Murano, sindaco di Barile, ti consegno il testimone di Capitale Europea della Cultura, perché quella roba lì non appartiene solamente a noi. Bene, e godiamo di questo momento, prego.